Facebook dall'altra parte, su cellulare di qua, cellulare di là. Allora, buongiorno signori, tutto ok? Ciao Lady Pizza, ciao Simone, ciao, come andiamo? Spero tutto bene. Allora, parliamo di digeribili. Non vai al SIGEP, i big stanno tutti là. Figa, ma voi, ma per voi big che cazzo di significa? Ma big de che? Ragazzi, io devo lavorare. Allora, vero, ho capito una cosa. Che se siete delle aziende che devono sponsorizzare qualcosa, è giusto che siate al SIGEP o se lavorate per qualcuno. Ma per il resto, chi deve lavorare, non va a fare il piccio in giro, eh. Cioè, ma è così difficile capire. Io ho un cliente a Milano con cui devo testare un prodotto, dobbiamo aprire a febbraio, secondo me vado in giro a fare il giro. Voi il SIGEP, cazzo. Poi, se c'è da lavorare anche in quel caso, è un conto. Ma voi non capite che la maggior parte di quelli che circolano al SIGEP fanno i qua 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 in giro per gli stand a fare i cosi. Dai, su. Quindi niente, dicevo, voglio parlare di digeribilità? No, dai. Allora, impastiamo assieme, rinfresco il lievito madre, poi se avete qualche domanda rispetto al post di ieri sera, che ovviamente è piaciuto molto, che mondo di imbecilli, sono assolutamente a disposizione. Allora, ovviamente fa schifo StreamYard, devo girarlo di qua, fotocamera posteriore. Che pizza, ragazzi, funziona veramente da schifo. Allora, tac, ciao Mary, tac, giriamo di qua. Allora, lievito madre, una parte la rinfreschiamo e la mettiamo in mantenimento, una parte, vi ho fatto un rinfreschino al caldo, una parte invece andiamo in produzione per fare un po' di pane. Ecco qua il lievito dopo il nostro rinfresco al caldo, guardate che bello come spacca, come strappa. Sintomo, questo è 80, 40% idratazione, quindi ragazzi, uno strappaggio così comunque vuol dire una bella spinta dei lieviti, eh? È un buon segnale. Quando il fiore non è solo una roba del dire cavolo che bello, perché effettivamente è molto bello da vedere. Il fiore, se analizzate bene, come rimangono separati i vari strati? Ok? Come rimane asciutto e come tende a spaccare, a strappare, è anche un ottimo indice per capire se il vostro lievito è in forma o no. Mi raccomando. Allora, signori, qua ci prendiamo 200 grammi per rinfrescarlo. Ok? Quindi, meraviglia, bellissimo. Questi sono 181. Poi tentiamo di tirare via tutte le parti di crosta. Ah, poi col fiore si ha un po' più di spreco. Il fatto è che in quel senso è così bello che a volte non ci facciamo caso. È troppo bello il fiore, veramente troppo, 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 troppo bello. Questi sono 200 e li andiamo. Vedete la bilancia? Sì. Questi sono 200 e andiamo a rinfrescare. E poi me ne servono un po' per il pane. Allora, 200 vanno in macchina e via. Cioè, guardate che lievito, è veramente bellissimo, sono proprio contento. Infatti volevo fare un po' di panettone, ma vabbè. Anche se mi porto dietro qualche crosta nel pane, chi se ne frega, non muore nessuno. Quando il lievito è in forma non è questo che fa la differenza, non è umano. Non state lì a impazzire. Ok, facciamo un 170 che è un 25%, qui lo terrò a 19 gradi, quindi è importante che sia, diciamo che magari un pelo il 20% di lievito male non fa. Allora, qui abbiamo una macchina con lievito e una macchina, visto che qua c'è il grandangolo, magari lo cambio, e una macchina con... Mettiamo grandangolo, fotocamera doppia con grandangolo posteriore e non prende il grandangolo, molto bene. Riproviamo, videocamera, fotocamera
Fotocamera anteriore. Cioè, perché non prende il grandangolo? Boh, niente, allora, li metto lontani. E li peso di qua. Allora, lievito da una parte. Pesiamo la parte di acqua per il lievito e la parte di farina per il lievito. Quindi, farina per il lievito, 200 grammi perché facciamo il rinfresco 1 a 1. E quindi al nostro lievito gli diamo 200 grammi di farina per il rinfresco. A posto. E gli diamo 80, 82, 83 grammi di acqua calda. Quindi 82 va bene dentro e facciamo partire. Nel lievito si rinfresca. Poi pane. Ci prendiamo il lievito 170 grammi e ci prendiamo 200 grammi di polpi cereali, questo non mi ricordo se la casillo o cos'è, 200 grammi di polpi cereali, va bene, e 500 grammi di farina bianca. Quindi in questo caso io qui ho una manita di forte, una Paolo Mariani, usiamo lei. Tara, 500 grammi. Poi ci pesiamo l'acqua, 4,12, quattro cinquantasette, quattro ottantotto, sa che è un po' tanta, 511, va bene, anzi magari me ne tolgo un pelino, 10 grammi, tolgo. Poi pesiamo anche l'acqua, in questo caso su 700 grammi facciamo circa 580 grammi di acqua, ok? Quindi acqua fredda dal rubinetto e pesiamo 570-580 grammi. Voglio un pane molto idratato. Vediamo, anzi mettiamo un po' d'acqua. Chiudiamo e facciamo partire pure lei. Voilà. Poi peseremo anche il sale. E adesso abbiamo rinfresco lievito madre e impasto pane. E anche questo dobbiamo pesare il sale, ricordiamoci poi il sale. Pane, rinfresco lievito madre che è quasi pronto. Che colore diverso delle due farine. L'impastatrice chiusa è una 5 kg, no, è una 6 kg, sono due 6 kg. Avete qualche domanda? Qual è la quantità minima da mantenere? 400 grammi bastano. Sì, dai, 400 siete. Io ne tengo 480, è il limite minimo secondo me. Meno di così rischia di trovarsi un po' mal partito. Non fate quello che faccio io, non togliete le sicure dalle macchine e non mettete le mani nelle macchine mentre lavorano. Capito? Speriamo di sì. Lievito
di tua madre, facciamo andare ancora un po'. Abbiamo il pane, poi aggiungeremo il sale, eh? Rinfresco il lievito madre a sinistra e impasto pane a destra. Poi possiamo mettere un altro goccino d'acqua nel pane, che la vedo bella dura la faccenda. Manitali poi assorbe un botto. Se non lo vediamo morbido come vogliamo, possiamo aggiungere poi altra acqua senza problemi. Aspettiamo che tiri ancora un po' il lievito madre. Andarlo a finire poi oggi, infatti dopo pranzo sarà questo il primo a essere impastato, sembra ok, bello sgonfiotto e bello profumato. Ecco lì, mamma, quale maestro? Ciao caro, come stai? Spero tutto bene. Un grande abbraccio, eh? Ti aspetto qua per qualche altro corso, anche se mi sa che li hai fatti quasi tutti. Oppure niente, vengo io nelle tue pizzerie in Brasile. Brasile, vero? Farvi qualche consulenza. Quanto deve essere il pH di un fermento a freddo? Ma Angelo, ma... La fermentazione col lievito di birra più di tanto non riesce mai a scendere. Cosa volete che arrivi una biga? Arriverà a 5,2, a 5,2 non so neanche se ci arriva. 5,3, qualcosa di simile, ma guardate che se avete bisogno di controllare il pH di una biga, vuol dire che veramente non vi è praticamente fermentata. Non state a impazzire sul pH dei prefermenti, perché è veramente poca roba. Ma poca roba. pH è veramente importante quando avete fermentazioni lattiche, insomma, lattico, acetico, quello che accade nel lievito madre, dove si scende anche sotto il 4 con il lievito madre. E gli impasti possono stare anche sotto il 5. Ma nei prefermenti, oh. Cioè, boh, infilare pH. Sì, se volete togliervi una curiosità va benissimo, per carità, eh. Anzi, fate bene. Però mi raccomando, non fatevi fuorviare da sta roba, perché sennò perdete un po' la strada. Macedonia, Dejanč Trajanov cede. Un salutone alla Macedonia. Ciao, caro. Qua ci siamo e poi ovviamente non lo tiro mai troppo, mi ammazzo un po' col mattarello, è molto asciutto, è perché è informissimo, quindi dai, tiriamolo fuori e mi ammazzo un po' col mattarello. Tanto il gomito è già scassato, più di così, vedete com'è bello asciutto, bello. Allora, oh, di qua, di qua. Adesso c'è lo cilindria. Speriamo di non prendere dentro col mattarello i cavalletti, se no faccio tiro giù il cellulare e faccio un disastro. Oh, Dio, che duro. Oh, che bello, veramente in forma smagliante sto lievito.
Mamma, ce n'è chi condivida un gomito che ve lo raccomando. Gomito sinistro, che pizza. Oh, che bello. Qua facciamo così. Qua facciamo così. Qua facciamo così. Qua facciamo così. E più o meno la nostra tagliatellona ce l'abbiamo. Voilà. Bello asciutto, asciuttissimo. Non impazzita, se non è perfetto, mi raccomando. Va bene così. Ok? Maria, soffiatone. Si va dentro. E ci rivediamo domani. Adesso lo mettiamo a 17:18 con il nostro amico lievito. 16:17. Ricordo, ci vediamo domani. Tra 24 ore, un po' meno, 20 ore. Voilà. Torniamo al nostro pane che sta andando. Eccolo. E gli diamo il sale. Quindi, bilancia. 14-15 grammi di sale. Si sono 8, 13, 14, va bene così, poco sale che il giova c'ha la pressione alta. Acqua. Senza paura, via. Andiamo a spingere. Andiamo a incordare. Ciao Giova, un consiglio sul mantenimento dei liquidi che non potrò rinfrescare per 10 giorni. Fai 1 a 3 e metti in frigo. Magari dai 2-3 ore, 4 ore a temperatura ambiente, poi vai in frigo. E pigliati il nostro corso di lievito madre, che vediamo tutte le modalità di conservazione di tutti i lieviti da 3 ore, 4 ore fino a un anno. Più di così. Ok. Michela, ciao, mi mancavano le tue dirette. Che bello, ogni tanto una donna. Grazie Michela. Ti ringrazio. Ma se si chiude a pallina senza cilindrarlo non è uguale. Ma sì, dal punto di vista fermentativo non muore nessuno. Adesso poco a poco tiriamo sto impasto di pane. Allora, signori, parliamo un po' del post che è andato online ieri sera, no? Come al solito la gente, spesso la gente è scema. E non tanti, anzi pochi, però ogni tanto ci sono. Ah, ma tu critichi, ah, ma tu fai, sì ragazzi, io sono prima di tutto un divulgatore e ho in animo, ho interesse, ho passione nel fare in modo che nel campo ci siano, nei campi di cui mi occupo ci siano informazioni corrette. Quindi quando qualcuno mi fa notare che ci sono persone che dicono stupidate,
in quanto come prima cosa divulgatore, non pizzaiolo, lo sento come mio dovere tentare di darvi una mano per capire cosa c'è di giusto e cosa c'è di sbagliato nel settore. Soprattutto quando chi parla, parla a migliaia, decine di migliaia, centinaia di migliaia di persone, e quindi il valore delle sue parole è ancora maggiore, ancora più importante, purtroppo, la potenza delle sue parole più che il valore. Quindi ragazzi, non c'è niente a criticare, ragazzi, sono un uomo di 44 anni tra un mese, non siamo per fare i bambini sui social, semplicemente faccio il mio lavoro. Più il prodotto è idratato, più è digeribile. Cosa c'è di sbagliato nel divulgare questa cosa? In senso assoluto, è vero. Un prodotto a pari peso, più è idratato, più sarà digeribile. Perché? Perché una pallina dal peso di 260 grammi per fare una pizza napoletana, se idratata all'80% rispetto a che fosse idratata al 70%, e non serve fare confronti del cazzo l'80 col 55 perché sono prodotti diversi, non sono in contrasto tra di loro, e le pizze al 55% di quel tipo non si fanno. Ma dall'80% al 70%, prendiamo questi due parametri per dire, cosa balla? Balla il fatto che il peso è uguale, ma se l'idratazione è maggiore c'è più acqua. E l'acqua, ovviamente, sono assolutamente d'accordo che sia più digeribile della farina. Sempre in senso assoluto. Ma tra una pallina che pesa 260 grammi idratata all'80% e una pallina che pesa 260 grammi idratata al 70% di farina, effettivamente ballano 6, 7, 8 grammi. Cioè la pallina che pesa 260 grammi idratata al 70% conterrà 6, 7 grammi di farina in più della pallina pesante 260 grammi idratata all'80%. Ora, se dite che è più digeribile quella idratata di più perché c'è meno farina a parità di peso, visto che si parla di un contenuto di farina di 6, 7, 8 grammi, allora o mi fate lo stesso discorso anche per quanto olio mettete che sia preciso al grammo, per quanto salame mettete che sia preciso al grammo, per quanto prosciutto mettete che sia preciso al grammo, e allora se mi dite no, no, è più digeribile, ma tanto tutte le nostre pizze hanno 36 grammi di cotto, 26 di salame, 12 di olio e 76 e mezzo di mozzarella, allora avete ragione, altrimenti siete dei cazzari. Cazzo! Lo capite o no? Che siete dei cazzari e seguite solo cazzari? È chiaro? Io mi sono stancato. Ma veramente stiamo a parlare di 5 grammi in più di farina a panetto e il resto è più digeribile per i 5 grammi di farina in meno a panetto? Bene, allora però mi assicuri che anche il salame che ci metti sopra è preciso al grammo in tutte le pizze, perché basta che sballi 2 grammi di salame e 4 di mozzarella, e sai che fine fa il fatto che c'è meno farina? Siete una mandria di imbecilli, una mandria di idioti. Questo è. E se vi dà fastidio che ci sia qualcuno, che ci sia uno solo che lo dice, non me ne frega un cazzo di niente. È chiaro? Questo è come stanno le cose. Non è ambito di discussione. Non è sede di dibattito. Parlando di normali prodotti di panificazione, soprattutto di pizza tonda, non ha senso dire che se è più idratato è più digeribile, anche se in senso assoluto ovviamente è un concetto corretto, perché se non viene posto a corollario di altre 10 cose almeno, è parlare del nulla e fare marketing tentando di portare a sé una mandria di pecore belanti.
Spero di essere stato esaustivo. E per quanto mi riguarda, se prendete anche questa live, tagliate a pezzi e mandate in giro lo sclero, non mi fate che felice. Perché a differenza di un sacco di gente che sta guardando la live e di un sacco di gente che sta in questo mondo, a me non me ne frega un cazzo di avere amici idioti. Non me ne frega niente di essere chiamato frate, frate, tutti frate, non me ne frega un cazzo. Se per dire le cose come stanno devo star da solo, sto da solo. Non mi vedrete alle manifestazioni a fare le foto con gli imbecilli, come fanno tutti. Che fanno tutti i professoroni di sto cazzo e poi vanno in giro a farsi le foto con i cretini che criticano in altre sedi. Questo è quanto. E se non siete d'accordo, non è un altro parere, vi sbagliate. Questo è quanto per divertirci sulle cose dette e fatte ieri sera col posto. Bene, spero che sia stato chiaro. Su questo ti do ragione. Vito Antonio, devi darmi ragione su qualsiasi, praticamente qualsiasi cosa dica, non su questo. Perché sono il primo che se non sa qualcosa, non capisce qualcosa, non me ne parla nemmeno. A differenza di tutti i babbei che seguite su questi cazzo di social. Perché la colpa è vostra. La colpa è vostra di quello che, dei like che date, delle visualizzazioni che fate, dei soldi che date quando andate nella pizzeria. La colpa è vostra. Dovete capirlo. Prima lo capite, meglio è. Poi vostra, relativamente vostra. Se voi seguite me, evidentemente la vedete in un certo modo e sicuramente meno colpa vostra di altri. Però avete capito qual è il concetto. Stiamo creando un mondo di imbecilli. Stiamo creando un mondo di nulla. Ma ve ne rendete conto o no? Avete domande? Mirko, non me ne frega un cazzo, la pressione ce l'ho già alta, prendo le pastiglie. Io Capuano lo seguo solo per chiedere se le pizze nel video. Ma io spero che vi rendiate conto. Allora ragazzi, dai, qua sotto c'è l'impasto di pane per la multicereali che sta andando. 200 grammi di multicereali, sta roba qua, non so se è la Casillo o la Pasini. Vedo delle forse, non mi ricordo ragazzi, ho un po' di sacchetti di robe. Voglio farla molto idratata, perché per esperienza poi buttando dentro questi mix, i semi. Anche mentre l'impasto fermenta si ciucciano acqua. Oggi non avevo tempo di fare un'autolisi, perché sennò questa è una farina che si adatta, è un impasto che va molto bene con l'autolisi, perché vi permette di iniziare a idratare i semi che ci sono dentro, e semi di ogni tipo, e quindi poi non si ciucciano l'acqua dopo, perché poi non facendo autolisi adesso cosa succede? Che mentre questo impasto lieviterà, l'acqua dell'impasto tenderà a trasferirsi un pochino all'interno dei semi che sono asciutti. E quindi la idrato parecchio, perché sennò poi mi ritrovo una massa veramente dura che faccio anche fatica a bilanciare tra lievitazione, formatura, preforma. Rischio magari di trovarmi, faccio la preforma e cazzo, quando devo formare mi trovo una biglia di pietra e non riesco a girarla bene, tutto qua. Quindi gli ho messo una bella quantità di acqua. Il problema è che ognuno si sente Dio per due like. Ragazzi, dovremmo togliere i like dai social. Dovremmo togliere le visualizzazioni dai social. Bisognerebbe, perché voi state facendo diventare milionari e state facendo sentire Dio
gente che non sa neanche esprimersi in italiano, gente che non saprebbe superare un test di matematica delle elementari. Perché? Perché la notorietà da ste cose. Bisognerebbe togliere i like, bisognerebbe togliere le views. I social dovrebbero essere solo uno strumento per agevolare la comunicazione, senza il gonfiaggio dato dalla notorietà fittizia, dei like, delle views e di tutti sti cavoli maledetti. Questa è la realtà. E anche qui non è un parere, è la verità. Ma vedete cosa succede per i like? Ma vedete per le visualizzazioni, per la notorietà? Ci sono quelli a cui non gliene frega un cazzo di niente, venderebbero la madre, pizze all'ananas per farlo, non gliene frega niente, non gliene frega niente della ricerca in cucina. Ma non fatevi pigliare per il culo. Ma cosa mai gliene frega della ricerca in cucina? Quello che gli frega è che voi clic 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 e fate 200.000 visualizzazioni per la cazzo di ananas sulla pizza. Non gliene frega niente della ricerca. No, perché finalmente possiamo, rispetto alla tradizione, ma andate a cagare, un mondo di bugiardi. Fino all'altro ieri, se non facevi una cosa rispetto alla tradizione, eri un eretico. Il giorno dopo l'anana, andate a cagare tutti. Siete una banda di buffoni. Mamma mia, più sano c'è la lebbra, come si dice. Tutte queste dannate visualizzazioni e le interviste, la notorietà e gli spicchi e l'amicizia con i giornalisti i mafiosi. Mamma, ammazzate. Ma Dio. E la gente lì, bibi, bye. Vabbè, l'impasto è pronto, me lo tiro fuori. Bene, è stata una domenica frizzante, una live mattutina frizzante. Pasto bello, si sta staccando bene dal fondo. Ieri l'idratazione era del 50% dei napoletani, nessuno dice. Infatti si è scaldato anche parecchio, perché qua fuori di imprecare. Sì, ma va bene ragazzi, visto che poi devo tenerlo al freddo, allora vi giro di qua. Aspettate che giro di qua. Videocamera. Fotocamera posteriore. Tac. Voilà. Mai usato l'acqua di Napoli per l'impasto del pane. Sì. Ma la faccio mandare apposta. Peccato che quando mi arriva l'acqua non la capisco. E poi non è vero, perché io capisco perfettamente il napoletano o il campano, visto che sono di origine salernitana. Ho passato in vacanza parecchi mesi della mia vita in Cile. Il cilentano lo capisco alla perfezione. E anche il napoletano. E figurarsi, no? Dove ci sono quelli che mi fanno ridere, che dicono, ah, ma tu ce l'hai, tu nordico, no? Perché ovviamente io sono molto imbruttito, mi identificano, no? Come il polentone cattivo, senza capire che non sono quello, perché comunque io conosco benissimo, giù, sono originario di giù, con papà di Salerno, mamma di Avellino, quindi figurarsi. Io quando dico una cosa non la dico mai per nessun tipo di appartenenza, ragazzi, io sono figlio del mondo, figlio dell'universo, non mi piace identificarmi con niente e con nessuno, ok? Quindi quello che dico è solo rispetto alla verità delle cose e alla correttezza dei fatti. Mai per partito preso, per nazionalismi che odio, per populismi che odio, eccetera. Cazzo, ma ci ho messo una marea di acqua, ma quanto è duro? La manita lì è clamorosa. È durissimo, la manita è la prima volta che la usavo in sto mix, ma ci ho messo su 700 grammi di farina, ci ho messo 580 grammi di acqua.
Roma. Vabbè, lo faremo così, che vogliamo fare. Ok. Adesso lo stenetta sbatte, non mi fa niente, prendo, lo copro. E faccio la puntata di massa direttamente sul piano. Arrivo, eh? Asciugamano, dove è il mio asciugamano? Vabbè, mi perdo sempre in giro. Ok. A posto. Maurizio Pugliese, mi diventa pesante imparare da uno che critica tutto e tutti, arrogante, presuntuoso, saccente, bisognoso d'attenzione. Pensa, Maurizio, sono così bisognoso d'attenzione che te ne puoi andare tranquillamente fuori dalle balle e non ho alcuna intenzione di avere te o altri come te che rompono le scatole. Quindi pensa quanto sono bisognoso di attenzione. Non mi interessa assolutamente che tu esisti o che tu mi dia qualsiasi tipo di approvazione. Quindi ti blocco, ciao e vattene da un'altra parte. Grande, anche io salernitano e vivo in Francia. Papà è originario, sono qui, eh? Papà originario di Orria, Cilento. Ma avrò passato in vita mia, come un paio d'anni della mia vita, Orria li ho passati. Per anni e anni, un mese e mezzo all'anno, insomma, inizia a diventare un sacco bel periodo di tempo. Figli delle stelle, assolutamente, io sono figlio delle stelle. Mi danno fastidio i nazionalismi, mi dà fastidio sentirsi dire delle cose senza motivazioni, ma perché arrivano da preconcetti dettati dall'origine. Ma d'altra parte ho sempre lavorato nel campo scientifico e quindi tento di non basare mai i miei ragionamenti. Poi siamo tutti umani, ovviamente sbagliamo, ogni tanto succede, ma tento di non basare mai i ragionamenti sull'appartenenza a qualcosa, no? Questo è oddio, un consiglio, non sono nessuno per darvi consigli su queste cose, vi dico come ragiono io. Quando vi rendete conto che avete un'idea, cioè avete un giudizio sulle cose, che dipende dal fatto che, ad esempio, siete italiani, è un problema. È un problema. Quando vi rendete conto che avete un giudizio su, poi ripeto, è nella natura umana essere condizionati inevitabilmente dalla propria storia, da quello che si è, ed è normale. Però tentate sempre di combattere questa cosa. Tenderete a essere più oggettivi, più rispettosi degli altri, ma non degli altri, diciamo, del creato per i credenti e dell'esistente per i non credenti. Quando vi rendete conto che avete un'impressione, un giudizio, una soluzione su un qualcosa perché siete X, perché siete bianchi, perché siete maschi o femmine, perché siete italiani o americani, non va bene, perché vuol dire che c'è qualche bias o bias, pronunciate come volete voi, che vi sta facendo perdere alcuni aspetti dell'argomento sul quale vorreste esprimervi. Questo, ripeto, su queste cose non do lezioni e consigli a nessuno. È semplicemente, diciamo, un ragionamento da fare assieme che secondo me è utile. Io nel momento in cui mi rendo conto che penso qualcosa perché ho un precondizionamento di qualche tipo, dico, ah cazzo, non mi sa che sto sbagliando. E come mi succede, voi non avete idea di quanti messaggi leggo, questo ad esempio capita soprattutto per neanche meridionali, napoletani, visto che sono napoletano, quando si parla di pizza, visto che sono napoletano e dicono, è l'esatto incipit delle persone che non capiscono un cazzo, perché fatto in modo che il fatto che sia nati in un certo posto, che non vuol dire nessun tipo di intelligenza o competenze, non è che si nasce a Napoli si è competenti in pizza dal punto di vista genetico.
E questa è una cosa che leggo soprattutto per i napoletani. I napoletani sensati, voi dovreste uscire per le strade con delle mazze chiodate e prendere a bastonate violente tutta questa marea di gente che inevitabilmente dice. Non mi arriva da nessun'altra parte d'Italia, è un modo di ragionare di questo tipo, cioè dovete interiorizzarla sta cosa. Io non leggo mai un palermitano che mi scrive visto oppure Corso di Fritti, abbiamo ricevuto tanti commenti sul Corso di Fritti che arriverà. È raro che anche un palermitano, ad esempio, dica, visto che sono di Palermo, ti voglio dire che e parla di arancine o arancini. Cazzo, è proprio una roba napoletana, incredibile. Quindi, per fare un esempio di quello che dicevo, quando vi rendete conto che il vostro giudizio non è dato da competenza oggettiva, analisi, studio oggettivo di qualcosa, ma preconcetti, bias derivanti da una condizione preesistente, ragionateci sopra. Tutto, ripeto, per discutere. Averne la consapevolezza è già un grande passo. Approvo alla grande. Averne la consapevolezza di cosa? Buongiorno dal Brasile. Ciao Brasile. Ciao Giova, che differenza fa il cestello della spirale che gira nello stesso senso della spirale o in senso opposto? E fa la differenza sull'incordatura. Perché voi dovete immaginare l'impasto che da una parte viene arrotolato sulla spirale e dall'altra viene portato indietro dalla vasca, in giro dalla vasca. Se l'impasto gira in un modo e la vasca gira in un altro, fa differenza per come l'impasto viene arrotolato su se stesso. Ecco perché la vasca gira in un senso e la spirale deve essere concorde con quello che accade con la vasca. E quindi è anche importante il numero di rotazioni per unità di tempo del verme col numero di rotazioni per unità di tempo della vasca. Perché voi immaginate, se avete una vasca che va troppo veloce rispetto al verme, la parte dietro rischiate di strapparla via, perché la parte che porta la vasca in giro va molto veloce rispetto al verme e rischia di non essere concorde con quello che accade. Troppo pieno di sé, se volevi impartire lezioni, dovevi studiare e conseguire un titolo ufficiale riconosciuto. Il titolo di cosa, Carlo? Madonna mia, vabbè, blocchiamo anche Carlo, ciao. Oh, Dio, Dio, Dio. Io da napoletano spiego che la pizza che dobbiamo ringraziare ci sia. Se sappiamo cos'è la pizza. Anche nel calcio siamo così, siamo tutti allenatori perché siamo italiani. Sì, esatto. Oh, signore. Proprio di sera mi hanno chiesto se fossi italiano o meno e di dove. All'estero ancora peggio. Purtroppo. E in che senso, Angelo? Avete qualche domanda, ragazzi? Dai, fate voi qualche domanda su, che mi fa piacere. E poi chiudiamo, che tra l'altro dovrei anche pranzare, anche se oggi praticamente non posso lavorare. Altra domanda, l'idratazione dell'impasto conta anche l'olio? No. Nonostante l'olio sia liquido come l'acqua, nonostante l'olio sia liquido come l'acqua, Andrea, non contatelo nell'idratazione, contatelo come una cosa a parte perché va a unirsi alla farina in maniera diversa rispetto a come fa l'acqua. Quindi contatelo in un altro modo. Ha idratazione acqua e da un'altra parte l'olio. Ok. Consigli per aumentare tenacità impasto diretto per teglio romano. Usa farina più forte, ma poi dipende come fai il diretto. E soprattutto pigliati il corso di teglia romana. Nel senso che la provenienza influenza ancora il giudizio dei clienti, sì. Cottura in pizza in teglia nel rotor, quali accorgimenti? Se una teglia non va bene, se una trancio classico nel rotor si può fare. Sì, ragazzi, all'estero come italiani ci riconoscono una competenza per il cibo esagerata, ma è vero. Ma perché in media il nostro paese ovviamente ha una proposta culinaria, un'attenzione al cibo che sicuramente è maggiore rispetto ad altri paesi. Quindi ci sta. Poi per carità, io
Però bisogna sapere cosa si fa. Io, ad esempio, mi ricordo quando lavorai per Sugo, la catena olandese, sono stato loro consulente per 3 anni, poi hanno cambiato proprietà e tutto è andato da un'altra parte. Ma quando arrivai da Sugo, loro avevano appena cacciato il consulente che c'era prima, italiano, perché faceva l'italiano, cioè sapeva tutto lui rispetto ai barbari olandesi. E un conto è dire le cose con competenza. E torniamo al discorso di prima. Un conto dire agli altri che le cose le sai tu, il cibo lo conosci te perché sei italiano, mentre loro sono olandesi brutti, stupidi, che non sanno niente. Questo consulente si comportava così e avevano cacciato e hanno chiamato me per gestirgli la catena. E sono stato con loro per 3 anni fino a che hanno venduto. E poi ha preso un'altra direzione, diciamo che non necessitava più di consulenti bravi, mettiamola così. E quindi sì, noi come italiani dovremmo evitare all'estero di farci, di sembrare dei pagliacci, sai, il classico italiano che sa solo lui, cucina solo lui, è bravo solo lui a mangiare. Non è detto, non è detto. Un consiglio per gli ingredienti per la pizza di stasera? Ma ho fatto una margherita. Cosa ne pensate delle pizze realizzate con impasti colorati e sapori molto diversi? Non pensi che questo mina la pizza originale? Ma che cos'è la pizza originale? Allora, Guarracino, Giuseppe La Roccia Guarracino, sei mica imparentato col professore di lettere Vincenzo Guarracino, Giuseppe, mio professore del liceo e amico di famiglia. Allora, impasti colorati, francamente, non sono un fan. Bruh, mi sembra proprio zero. Sapori dell'impasto, se vengono coordinati correttamente con i toppings, con i condimenti, penso sia un'ottima cosa. Però non sono un fan degli impasti colorati, boh, non mi dicono granché. Parole sante. Grazie, Nude Pizza. Roberto, sbrissa! Ma dove sei finito? Come stai? Come va il locale? Mandami una mail, dai! Mi scrivi una mail e mi dici come vanno le cose? Mi farebbe piacere. Ma Pietro, porca puttanazza, ma mi sa allora che sia noi che non facciamo degli errori noi a non pubblicizzare correttamente i nostri servizi. Perché Pietro mi dice: buongiorno, siccome vivo in Germania mi viene difficile scendere in Italia. Offri anche dei corsi online personalizzati. Ti seguo sempre. Saluti dalla freddissima Germania. Io amo il freddo, amo anche il teutonicismo. Noi facciamo solo corsi personalizzati, anche online, quindi cavolo, scrivici. Mi sa che non pubblicizziamo evidentemente bene come sono fatti i nostri servizi se ci fate queste domande, porca bestia. Quindi dobbiamo sistemare un po'. Capito, Pietro Boots 78, scrivi. Il tempo di puntata influisce in modo significativo sul tempo di appretto, grazie. Giuseppe, sì e no. Sì e no. Buondì, ciao Nero. Giovanna, domanda non inerente alla diretta. In pizzeria è arrivata la farina, ma a detta del Molino hanno sbagliato miscela. Usiamo una tipo 2, ma esce un impasto poco tenace e appiccicoso che sfoglia molto poco. Per me ha un W molto basso. Come mi comporto per portarla ad un livello buono nell'impasto? Mattia, porca miseria, bisognerebbe darti una mano seria, professionale. Sicuramente devi andare a rinforzare il mix. Quindi ti prendi o un'altra tipo 2 più forte, o lo fai con una bianca più forte e vedi di tornare all'equilibrio precedente che avevi col mix precedente. Però non riesco, cioè, ti faccio una consulenza, è difficile risolvertela così. Però si risolve, non so neanche che mulino è, bla 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 bla. Oh, che bello. Tutto ok, grazie alla tua consulenza siamo sempre il numero 1. Che soddisfazione. Roberto Sbrissa. Consulenza, lui ha un locale a Fuerteventura e gli feci una consulenza nel 2019. Dei bei giorni assieme a lavorare come bestie. Sono veramente contento di sentirti. Va bene, signori, dai. Mi avete fatto sbiellare un po', va benissimo. Vi abbraccio, passate una buona domenica. Oggi ho ancora dei test per il nuovo locale a Milano sul trancio classico. Anzi, devo anche impastare, mi sa. E fate i bravi, mi raccomando. E non fate i grigli a pizza. Ok?
ormai vuol dire tante, tante, tante cose, come avete capito. È un termine ironico, ma vuol dire tante, tante, tante cose, sia nella pizza che fuori dalla pizza. Un abbraccio, ben saluti.